Stai scherzando? Brigati, nullità. O ti perderai la corsa. Sbrigati, nullità, o ti perderai la corsa. We'll be right back.
inizia la corsa vera. L'unica polvere che conta è quella che mangerai tu. Oh, sembra che alla nullità sia Allora, non hai niente da dirmi, Natalia? Niente che non abbia già detto in video. Tu e la tua banda fate bene alle visualizzazioni. Grazie. Ok, pensa a me. Visualizza te stesso nei bracci. Ora fa un bel respiro. Ecco fatto. Non mi dispiace affatto. Ok, sono primo. Ehi, troppo vicino. Chiudiamo in bellezza. A dove vai? A questo punto non manca molto.
fortuna che avevo la cintura. Mi sa che l'ho graffiata. Racconta questo nel tuo prossimo video sul web! Beh, sarai soddisfatto di te stesso? Puoi dirlo forte! Spero che i fan del tuo club 1% abbiano visto. Non sono in... interessati a vedere una nullità che sfida i miei piloti peggiori. Però, sai chi stava guardando? Una certa Lina Navarro. Tu come lo sai? Beh, diciamo che la Lozza ha investito in questa corsa. Comunque, sorridi alle telecamere, perché sono sempre accese. Alla prossima corsa... La mia banda comincia a stancarmi. Non riescono nemmeno a occuparsi di una nullità. Se perdono ancora, ci penserò. Voi ragazzi non avete nessuna speranza. Abituare. Fuori dai piedi. Non avete nessuna possibilità.
prendi? Che botta! Questo però non era previsto. Devo cambiare pantaloni. Ormai manca poco al traguardo.
messo contro la regina sbagliata, nullità. Ora sei mio. Quando ti avrò battuta, mi dirai che succede. Davvero da queste parti? Hai mai provato a essere, sai, una persona diversa? Forse avresti più amici. Solo uno di noi due cerca attenzione, Natalia, e non sono io. No, opta questo. Stai per correre con il vincitore del rush dei banditi. Adoro le tue fesserie. Tu apri la bocca ed eccole lì, escono da sole. Ciao, Nova Babies. Qui è il Supernova che vi sta parlando. In diretta dal tracciato. Che cosa? Trasmetti la gara in diretta. Munitevi di amici e patatine per assistere al grande evento della serata. Natalia contro la nullità. Non graffiarmi l'auto! Credevo fossi il capo per un motivo. Vedi quest'auto? Io non sto nemmeno accelerando. Quando la nullità servirà e scomparirà nel nulla? Prima vinci, poi parla. Oh, lo farò. Non posso perdermi. La lotta è scaduta. Guardate bene, schiaccerò la vostra superstar. Oh, grazie per la donazione, Wolfsir K. Al 5 dollari canterò la canzone richiesta in chat. Chi vuole farmelo fare? Come fai a concentrarti sulla corsa e sulla trasmissione insieme? Nova Babies, siete pronti? La seconda parte è quando la supernova brilla davvero. Sì, ne sono sicuro. Potete battermi, non oggi almeno. Siamo alla fine del tuo video, Natalia. Oddio, ora fa anche battute.
compagno. Fine delle trasmissioni, Natalia! Delle strade. Buon viaggio. Ho un bollettino di guerra. La tua vita è solo fatica. La nostra è un gioco. Niente abbastanza emozionante. O pericoloso. O degno di noi. Siamo il Gota del Diamante. Mai sentito di noi? Beh, allora non sei un milionario.
Zitto. Vediamoci dopo la gara. Sopravvivo. D'accordo, ma dopo la corsa. Non pensare all'ultimo round. Questa è la voce delle strade. Buon viaggio. Ho un bollettino di guerra. Vittoria schiacciante per il 99% di Silver Rock ad opera di Tyler Morgan, il prodigio che ha battuto Supernova. E così si avvicina ancora di più a Rush. A quanto pare, Natalia Nova è più simile a una meteora che a una superstar. Una che si disintegra se arriva troppo vicino al mondo reale. E Nova? Un avviso. Non mandarmi più messaggi. Ti ho bloccato. Ora chi è la nullità, Nova? Bust up that Thursday, I ain't as to get revenge on the kingdoms that killed the dreams of the dreamers. Drink alcohol.
Ho il tuo prossimo incarico. Presto, preparati. La mia copertura è saltata, lo sai. Non ne avrai più bisogno. È ora di andare dal collezionista. Non mi importa del collezionista. Noi vogliamo Lina Navarro. Elimina Navarro e il collezionista cade. Avremo ciò che vogliamo. Ti mando aiuto. Saprai chi è quando sarai lì. Posso sbagliare! Ecco il posto che cercavo. Alle altre fermate. Devo fare in fretta. Tutto fatto, andiamo. Eccoci qui. Una in meno! Dai, Jess, vedi di non dormire!
straight to the trap. Straight for the trap. Sei tu il contatto? Parla piano, non si sa mai chi può essere in ascolto. Sì, sei chiaramente tu. Devo estrarre dei dati dai server. Della loggia, spero che tu sia veloce. Altrimenti non sarei qui. Il mio nome è Jess. Soldato underground, cambio radicale, dice. Quelli delle Derapa, vero? Conosci Mac? Mac? Sì, si è dimostrato un vero combattente per la causa. Un buon soldato. E sei sicuro di, come si dice, sapere attirare queste cose? Per favore, anche un pivello può superare un firewall. Questa è un'infiltrazione digitale in piena regola. Devi solamente mantenere l'auto stabile. Ok. Sei tu il contatto? Parla piano, non si sa mai chi può essere in ascolto. Devo estrarre dei dati dai server della loggia. Spero che tu sia veloce. Altrimenti non sarei qui. Il mio nome è Jess. Soldato underground, cambio radicale, piacere. Quelli delle derapate, vero? Conosci Mac? Mac? Sì, si è dimostrato un vero combattente per la causa. Un buon soldato. E sei sicuro di, come si dice, sapere hackerare queste cose? Per favore, anche un pivello può superare un firewall. Questa è un'infiltrazione digitale in piena... Ferma qui. Bene, bene. E... fatto, ok, andiamo. Prima fermata. Qualcosa di... buono? Ho trovato qualcosa. Buono, no. È molto strano. Strano? Molto strano. Ok, come l'ultima volta. Bene. Fatto, andiamo. Continua! Sempre strano? Sempre molto, molto strano. Mi dai un indizio? Vedo una marea di dati che tracciano diverse auto. Huayra BC, Nissan GTR, Chevy C10. Ti dicono qualcosa? Credo di averle viste in giro, ma non ricordo dove. Ok, fai quello che devi, va bene? Roger, Roger. Dati recuperati, andiamo. Eccoci qua. Whoa.
Cosa? Niente, per un attimo ho visto qualcosa di strano. Tutto come prima. Continuo a ricevere dati su quelle auto. Non mi piace affatto. Ce la devo fare. Beh! Mi prendi in giro. Sei tu il contatto? Parla piano, non si sa mai. Devo estrarre dei dati dai server della loggia. Spero che tu sia veloce. Altrimenti non sarei qui. Il mio nome è Jess. Soldato underground, cambio radicale, piacere. Quelli delle derapate, vero? Conosci Mac? Mac? Sì, si è dimostrato un vero combattente per la causa. Un buon soldato. E sei sicuro di, come si dice, sapere acchiarare queste cose? Per favore, anche un pivello può superare un firewall. Questa è un'infiltrazione digitale in piena regola. Devi solamente mantenere l'auto... Ferma qui. Bene, bene. E... fatto, ok, andiamo. Ok, diamoci da fare. Qualcosa di buono? Ho trovato qualcosa. Di buono, no. È molto strano. Strano? Molto strano. Ok, come l'ultima volta. Bene. Fatto, andiamo. Finora sto te... un buon tempo. Sempre strano? Sempre molto, molto strano. Mi dai un indizio? Vedo una marea di dati che tracciano diverse auto. Huayra BC, Nissan GTR, Chevy C10. Ti dicono qualcosa? Credo di averle viste in giro, ma non ricordo dove. Ok, fai quello che devi, va bene? Roger, Roger. Dati recuperati, andiamo. Non sono niente male. Wow. Cosa? Niente, per un attimo ho visto qualcosa di strano. Tutto come prima. Continuo a ricevere dati su quelle auto. Non mi piace affatto. Ok, ci siamo.
No, forse ho attivato qualcosa. Porca... al diavolo i server. Ora ce ne andiamo. Avrei dovuto essere invisibile. Beh, invece direi proprio che ci hanno visto. Tieniti forte. Uno Adam 13, qual è la vostra posizione? Almeno hai trovato qualcosa. Dovresti vedere la granularità di questi dati. Non hai visto niente di simile. Hanno dati su tutto, cambi di marcia, uso dei freni, persino condizioni della strada. A che possono servirmi queste informazioni? Accidenti, state facendo! Posizione. Direzione sud attraverso Boomville. Roger. Vada 13, siamo fuori. Assegnate nuova unità alfa. Unità alfa fuori gioco. Nuova unità alfa, identificatevi. Adam 6, soggetto in vista. Siamo l'unità alfa. Ha colpito le nostre transenne. Ma è la crittografia che ho usato quando mi sono infiltrato nella Bright River Security. Hai hackerato una compagnia di sicurezza privata? No. Forse. Cerca di fermarci! L30, trasmissione interrotta. Il switch è non riuscito. Attivando il kill switch centrale. L30, ho immobilizzato il veicolo sospetto. Restiamo in attesa. Si dirige a nord verso il deserto di Liberty. Assurdo che la loggia possa mandare la polizia dove gli fa comodo. Già, hanno il controllo totale della città. Credo di portarci al sito. Ok. Provo a bloccarlo qui, centrale. A13, auto fuori uso. Servirà una nuova unità alfa. A13, fuggitivo in vista. Siamo all'unità alfa. A13,
il KS, avvio il KS. Vuole farci finire fuori strada. Ecco perché la broker ha chiamato te. Sei incredibile. Preso tutto? Cosa? Certo, certo. Convincente. È finita. Non abbiamo raggiunto tutte le location. Mi hanno informato. Fermati. Quando il soldato underground troverà qualcosa, ti contatterò. Non c'è di che. Soldato underground, che succede? Mi sono infiltrato in un casinò della loggia con i dati recuperati. Ho superato il firewall, ma mi hanno scoperto. Sto scappando, vieni a prendermi. Porca vacca, tieni duro, arrivo. Fai presto. Broker, non potevo aspettare la chiamata. Che succede? Soldato underground si è mosso da solo e si è fatto beccare. Sto andando a prenderlo. Quel ragazzo gioca sempre a fare il soldato. Ok, raggiungilo prima di loro. Dove sei? Dove sono? Dove sono? Sto per salvare le chiappe di uno che si è fatto beccare. Ok, ok, però ho trovato qualcosa di grosso. Di molto grosso. Spero di uscirne vivo. Ne uscirai di certo. Soldato, che diavolo ti è venuto in mente? Andiamocene di qui! Wuhuu! Davvero fantastico! Sì! Impressionante!
Soldato, che accidenti ti è venuto in mente? Ho aperto un accesso al loro server protetto. Con la base lo attivo prima che se ne accorgano e lo chiudano. No, non c'è gusto. Siete dei pazzi! Allora, diciamo che non ho capito quello che hai detto prima. Tutti i loro dati sono chiusi in una fortezza. Ho aperto una porta sul retro senza farmi scoprire. Soldato! Devi essere più prudente d'ora in poi. Parla una che di lavoro scappa dalla polizia. Sali! Andiamocene di qui! Accidenti, ti è venuto in mente! Ho aperto un accesso al loro server protetto. Torno alla base e lo attivo prima che se ne accorgano e lo chiudano. Diciamo che non ho capito quello che hai detto prima. Tutti i loro dati sono chiusi in una fortezza. Ho aperto una porta sul retro senza farmi scoprire. Soldato, devi essere più prudente. Parla una che di lavoro scappa dalla polizia. Tu sei pagato per evitare i guai, io per tirartene fuori. Dei cambio radicale. Vedi lei. Mi ha dato un nome e uno scopo. Non l'ho mai sentita così agitata prima. Devi essere importante su lei. Sì, ci conosciamo da molto tempo. Non siete lontani dalla base del cambio radicale. Segui la nostra posizione. Ma come fai? Fossi in te non indagherei su come riesci a fare quello che fai. Mi fai sembrare così misterioso, Charlie. Ho detto di non chiamarmi. È un tipo un po' difficile. Ricordi i dati di tutti quei server? Sembra che vengano trasmessi dai ricambi Cidori installati su quelle auto. Cosa? La nostra banda, cosa ci do? Ci sono anche dati su di noi. Un momento. Ok, pare che siano tutti pezzi custom, direttamente dal fabbricante. Chiunque siano i proprietari, sanno che cosa è installato sulle loro auto. Ehi, soldato, ricordi la Lambo dorata che abbiamo preso alla lotta? Controlla se è nel database. Buona idea, controllo. Sì, c'è. Ha installato parecchi di quei ricambi speciali Cidori. Meno male che non l'abbiamo portata a spasso. Non mi dai brividi di pensare che la loggia poteva rubarci i dati per tutto il tempo.
Grazie ancora, Jess. A quanto pare il soldato underground è tornato in tempo. Siamo dentro. Ce l'avete fatta. Si fa quel che si può. A proposito, Charlie avrà bisogno di te per il prossimo lavoro da hacker. Sai, l'hacking non è il mio forte. Eppure, eccoti qui. Ti mando la posizione. Charlie ha usato l'accesso per localizzare punti di trasmissione dati in città. Recupera i dati prima che lo faccia la loggia. Ti mando la password per la decodifica, così scompatterai i file. D'accordo. Ogni pacchetto ha un periodo di estrazione. Sbrigati, o i dati si cancellano. Sempre più facile. Soldato? Jet. Aiutami, ho da decrittare una scatola nera, mi sembra. Ho capito. Ci pensa il tuo amichevole hacker di quartiere. Ottimo, grazie. Vediamo se questo funziona. Ti sto inviando i dati. Ricevuto. Sto decrittando. Prima ferma. Allora, quando è tu? Non ne ho proprio idea. Ci servirà anche una parola d'ordine, ma non è in questo pacchetto. Ti pareva? Quindi tocca a te. Ricevuto. Sto decriptando. Non sono niente male. Abbiamo luogo e data. No, stavolta è diverso. Oh. Wow.
di raccoltadati. Prossima fase. Stanno pianificando di raccogliere dati da auto civili. Vedo schemi di taxi, pattuglie, auto familiari, c'è di tutto. Stai scherzando? Di sicuro non è legale. Soldato? Certo. Che c'è? Aiutami, ho da decriptare una scatola nera, mi sembra. Ho capito. Ci pensa il tuo amichevole hacker di quartiere. Ottimo, grazie. Vediamo se questo funziona. Ti sto inviando i dati. Ricevuto. Sto decriptando. Allora, quando e dove? Non ne ho proprio idea. Ci servirà anche una parola d'ordine, ma non è in questo pacchetto. Ti pareva? E quindi tocca a te. Ricevuto, sto decriptando. Tutto bene? Abbiamo luogo e dati. No, stavolta è diverso. Oh, wow. Sembra la prossima fase del piano di raccolta dati. Prossima fase? Stanno pianificando di raccogliere dati da auto civili. Vedo schemi di taxi, pattuglie, auto familiari. C'è di tutto. Stai scherzando? Di sicuro non è legale. Altra roba in arrivo. In attesa. Che posso dire? Ok, ho la posizione. Ora servono tempistiche e parola d'ordine. Ancora 3 location. Dai, che le scopriamo. Sta caricando. Roger.
in meno. Altri dati sulla prossima fase. Dice qualcosa su quando inizierà? È già iniziata. Che cosa? Come hanno ottenuto queste informazioni? Non lo so, indago. Su, cos'ho che non va? Impossibile. Soldato? Jess, che c'è? Aiutami, ho da decriptare una scatola nera, mi sembra. Ho capito. Ci pensa il tuo amichevole hacker di quartiere. Ottimo, grazie. Vediamo se questo funziona. Ti sto inviando i dati. Ricevuto. Sto decriptando. Prima fermata sistemata. Allora, quando è dove? Non ne ho proprio idea. Ci servirà anche una parola d'ordine, ma non è in questo pacchetto. Ti pareva? Quindi tocca a te. Ricevuto. Sto decriptando. Ci siamo. Abbiamo luogo e data. No, stavolta è diverso. Oh, wow. Sembra la prossima fase del piano di raccolta dati. Prossima fase? Stanno pianificando di raccogliere dati da auto civili. Vedo schemi di taxi, pattuglie, auto familiari, c'è di tutto. Stai scherzando? Di sicuro non è legale. Altra roba in arrivo. In attesa. Ti stai facendo una reputazione, Jess. Ok, ho la posizione. Ora servono tempistiche e parola d'ordine. Ancora 3 location. Dai, che li scopriamo. C'è tempo, vai, Jess! Sta caricando. Roger. Era scontato? Altri dati sulla prossima fase. Dice qualcosa su quando inizierà? È già iniziata. Che cosa? Come hanno ottenuto queste informazioni? Non lo so, indago. Thank you.
Speriamo di avere risposte. Ci muoviamo? Ho la parola d'ordine. È inondazione. Spero alludano a un'inondazione di dati, non a un cataclisma biblico, la fine del mondo, umanità che riparte da zero. Già, speriamo. Fine corsa. Grazie per l'aiuto. Ti farò sapere se l'inondazione funziona. Inondazione. Ci scusiamo per l'inconveniente, ma abbiamo avuto violazioni alla sicurezza. Ma non mi dire. Ecco l'hardware richiesto dalla loggia. Tenetelo al sicuro. Se cade nelle mani sbagliate, ci saranno conseguenze. Tranquillo, ci penso io. Ci faremo sentire più tardi. Quel tipo non faceva parte della loggia. Chi regge le fila da queste parti? Ehi, ho qui con me... Sembrerebbe un pezzo di centralina. Centralina? Mostralo al tuo tecnico. Ci dirà a cosa serve. Va bene, ehi, la parola d'ordine per l'incontro era inondazione. Ci dovremmo preoccupare. Spero di no. Dico davvero. Splendido. Ehi, Rab, vorrei il tuo parere sul componente di una centralina. Sto arrivando. Just like an arms last.
oggetto sconosciuto da un agente misterioso. Hai stuzzicato la mia curiosità. La linea speciale Chidori. Sembra che stia ricevendo un segnale. Di solito direi di lasciar perdere, ma... La centrale solare. Attenzione, davvero. Ehi, Jet. Ho indagato un altro po' sul dispositivo. Mi sbagliavo. Sembra che trasmetta un segnale, oltre a riceverlo. Sai di cosa si tratta? Sono coordinate GPS, ma non so a che servano. Ok, farò sapere che cosa scopro al cantiere. Ehi, Rab ha controllato il pezzo. E? Non sa cosa sia, ma riceve dei dati dalle parti della centrale solare. Devo forse dirti di andare a controllare. Sono già per strada. Non avevo dubbi. Chiama se hai aggiornamenti. D'accordo. Come ha fatto la polizia a sapere che venivo qui? Qui uno di contretta di seguimento del 410. Il soggetto si dirige a est dalle parti della centrale solare di Forza Valley. Uno di contretta, potete fornire informazioni sul veicolo in fuga? Il veicolo sospetto è una BMW X6M. Attenzione, uno di contretta all'inseguimento. Unità in ascolto, rispondete. Aggiornamenti sulla posizione? Si dirige a ovest dalle parti della centrale solare di Fortune Valley. Roger, uno di contretta. Broker! Cosa? Cosa c'è? La polizia era qui ad aspettarmi. Che diavolo significa? Ma è assurdo! Come facevi a sapere che stavi arrivando? Sarà per quella maledetta centralina che ho raccolto. Io cerco di togliermi dai guai. Tu scopri come cavolo hanno fatto. Alla 35 avete fermato il soggetto? Non abbiamo potuto fermarlo. Cosa? Come ha fatto?
fatto la polizia a sapere che venivo qui? Ora proviamo la terapia d'urto. Questa, fornite la vostra posizione. Il veicolo si dirige al sud dalle parti della centrale solare di Fort John Valley. A tutte le unità, 1 Lincoln 30 insegue un codice 3. Pattuglie disponibili, rispondete. 1 Lincoln 30, dove ti trovi? Broker! Cosa c'è? La polizia era qui ad aspettare. Che diavolo significa? Ma su! Come faccio a sapere che stavi arrivando? Sarà per quella maledetta. Questa centralina che ho raccolto. Io cerco di togliermi dai guai. Tu scopri come cavolo. Ok, 1 Lincoln 30. Lincoln 30, il motivo si è fermato. Vuole farci finire Che volete fare? Arrestarmi? Mac sarà al settimo cielo. Cosa? Come ha fatto la polizia a sapere che venivo qui? Ricorrente all'inseguimento di una BMW X6M. Il sospetto si dirige a sud dalle parti della centrale solare di Fort John Valley. A tutte le auto, 1 Lincoln 30 all'inseguimento di una BMW X6M. Si dirige a sud dalle parti della centrale solare di Fort John Valley. Broker! Cosa c'è? La polizia era qui ad aspettare. Che diavolo significa? Ma è assurdo! Come facevi a sapere che stavi arrivando? Sarà per quella maledetta centralina che ho raccolto. Io cerco di togliermi dai guai. Tu scopri come cavolo mi fa. C'è a ovest del tunnel di Fort John Valley. Ricevuto Lincoln 30. Il soggetto avanza lentamente. Adam 13, il motore è andato, siamo fuori dall'inseguimento. Ok, ricevuto. Avvio gate switch. Attenzione, unità alfa fuori dall'inseguimento. Nuova unità alfa, identificatevi. Sono
Sospetto in vista, ora siamo l'unità alfa. Cavolo, cos'è? Mi volete viva o morta? Attivazione kill switch. Sospetto più fatto giù dal cielo, non so come riesco ancora a muoversi. Siamo entrati in collisione, centrale. Qui è Adam 6, l'auto è danneggiata, ci ritiriamo. Ricevuto. Arbor 22 in posizione. L30, unità fuori gioco in seguito a incidente. Ma porca...
wine, trying to get mine, trying to use 100%.